Il Movimento 5 Stelle riparte con un nuovo slancio, lo ha dichiarato il leader in pectore del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, presentando il nuovo statuto con il nuovo simbolo e il nuovo significato delle 5 Stelle. Non più acqua, ambiente, trasporti, connettività e sviluppo, ma i beni comuni, l'ecologia integrale, la giustizia sociale, l'innovazione tecnologica e l'economia ecosociale di mercato. Conte: io sono pronto e non intendo mollare di un centimetro. In particolare l'ex premier non intende arretrare su alcuni punti cardine del movimento, a partire dalla giustizia. Vogliamo processi veloci, ma non accetteremo mai che vengano introdotte soglie di impunità e venga negata giustizia alle vittime dei reati. Non accetteremo mai che il processo penale per il crollo del Ponte Morandi possa rischiare l'estinzione. Prima convocazione per l'assemblea degli iscritti il 2 e il 3 di agosto. Noi, continua Conte, siamo quelli della legge spazzacorrotti, del super bonus e del reddito di cittadinanza, che qualcuno vorrebbe smantellare per interessi di bottega. Piuttosto rinnoviamo nella parte delle politiche attive. Nuovi poteri al presidente del Movimento 5 Stelle. Nel nuovo statuto si evidenzia che il presidente diventa l'unico titolare responsabile della determinazione e dell'attuazione dell'indirizzo politico del Movimento 5 Stelle, nonché il rappresentante politico del Movimento in tutte le sedi. Inoltre dirige e coordina la comunicazione delle attività del Movimento 5 Stelle e degli eletti. Il presidente è eletto mediante consultazioni in rete secondo le procedure approvate dal Comitato di Garanzia e resta in carica per 4 anni ed è eleggibile per non più di 2 mandati consecutivi.